Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza nel sud della Puglia, visitato borghi, fatto esperienze che porterò per sempre con me, come una passeggiata a cavallo o ancora un'arrampicata su una nuda roccia o fare snorkeling nel mare cristallino, oggi mi trovo a San Ferdinando di Puglia, un bellissimo borgo che poggia su una collina, abbracciato, circondato dal fiume Ofanto. San Ferdinando di Puglia è un comune che nasce dalla visione di un re, Ferdinando II di Borbone, che nel 1847 decise di creare una colonia agricola per dare lavoro e speranza ai contadini della zona. Il suo nome originario era San Ferdinando, ma nel 1862 fu aggiunto il suffisso di Puglia per distinguerlo da altri comuni omonimi. San Ferdinando di Puglia si trova nella bassa valle dell'Ofanto, un fiume che segna il confine tra la Puglia e la Basilicata e che ha una storia antica e ricca di leggende. Si dice che sulle sue rive sia nato il poeta latino Orazio e che il suo nome derivi da Ofente, un gigante figlio di Ercole che sfidò Giove e fu fulminato. Il suo territorio è caratterizzato da una pianura fertile coltivata a vigneti, uliveti, carciofeti e pescheti, che ne fanno una delle aree più produttive del Tavoliere delle Puglie. Il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e asciutte. Il centro storico di San Ferdinando di Puglia conserva alcuni edifici di interesse storico-artistico, come la Chiesa Madre, dedicata a San Ferdinando III di Castiglia, patrono del comune. E la Torre dell'Orologio. La Torre dell'Orologio di San Ferdinando di Puglia è una torre di forma ottagonale che fronteggia la Chiesa Madre dell'abitato e risale agli inizi del XX secolo. Alla sua sommità è installata una sirena che suona ogni giorno alle 8 del mattino e a mezzogiorno. Continuando nella nostra visita a San Ferdinando di Puglia, ci imbattiamo nel Museo Civico, che è stato istituito nel 1984. È diviso in due sezioni. La sezione etnografica raccoglie umili oggetti della civiltà contadina, mentre la sezione archeologica annovera una ricca collezione di materiale che va dal Neolitico all'Alto Medioevo. Il museo si trova presso l'ex municipio e ospita una mostra permanente di usanze e cultura sanferdinandesi. Sono ricostruiti vari ambienti della società, come era fino a circa la metà del Novecento. L'aula scolastica, la casa del contadino, la stalla,
la bottega del fabbro, del falegname, dello stagnino. Grazie. Scusi, è nuova del posto? Non l'ho mai vista. Sì, sì, sono arrivata qui a San Ferdinando di Puglia da pochissimo. Lei invece è di qua? Sì. Che bello. È la persona giusta nel posto giusto. Perché vorrei visitare un po' questo bellissimo luogo, questo bellissimo posto, però non so esattamente dove andare. Lei che cosa mi consiglierebbe? Intanto siamo nella parte più storica di San Ferdinando, quindi potrà innanzitutto apprezzare questa grandissima molto piazza. È molto bella. Molto spaziosa. Si affaccia alla torre dell'orologio, che ha anche una sua storia, la chiesa matrice con i suoi affreschi, le otto beatitudini, e alle spalle c'è un'elegantissima piazzetta dove si affaccia il museo civico, che raccoglie reperti archeologici e una sezione etnografica che racconta di noi, di come eravamo quando questo paese è nato. Che bello, allora sono certa che San Ferdinando di Puglia diventerà uno dei miei posti del cuore. Ah, e noi la ospiteremo volentieri. Grazie. Che sorpresa incontrare qualcuno qui a San Ferdinando di Puglia che tramanda questa tradizione, la lavorazione di un antico canestro con rami secchi di ulivo, vedo. Sì, sì. Me lo conferma? Sì, sì, rami di ulivo, che veramente non sono secchi, devono essere semi verdi perché altrimenti devono essere flessibili, così si possono lavorare. Quindi non del tutto secchi? Non del tutto secchi. Ma mi puoi raccontare un pochettino, ecco, il modo, come avviene questo
Esattamente questo canestro. Perché, cioè, dobbiamo... Se lo volessi fare da sola, per esempio, a casa, se volessi cimentarmi. Vabbè, da sola dovresti avere uno che già li sa fare e ti insegna già dall'inizio come si parte. Che qua, dalla partenza si vede già che si incrociano, dipende dalla grandezza del cesto. Qui in questo caso sono tre rami che si incrociano, quindi la base sono tre rami e poi si aprono a raggio, man mano che si lavorano si apre a raggio e si intrecciano i ramuscelli più piccoli intorno girando fin quando ti crei la base. Dopodiché si inseriscono questi rami che vedi così, si inseriscono nei raggi così, in questa maniera, per far sì che poi diventi inizia la struttura del cesto. Dopodiché poi si continua ad intrecciare intorno, già inizia a prendere la forma del cesto in questa maniera. Ma posso provarci? Certo. Magari, ecco, mi cimento anch'io, sì, quindi questo sì. Ramo questo lo faccio ramo passare. Fa così, okay. Perché quando finisce il ramo si aggiunge un altro, quindi questo lo puoi passare di qua, ok, così. Ti faccio vedere un ramo. Questo è finito. Questa è un'esperienza da vivere. Questo è finito. Un'antica tradizione. Eh sì. Si aggiunge questo ramo. Sì, due rami. E si continua. Poi fa uno dentro e uno fuori. Allora, questo prova fuori e questo dentro. Giusto? Sì. Vediamo. Perché queste sono veramente antiche tradizioni che tra i più giovani è veramente difficile riscontrare. Ecco, questa mano la devi stringere, così non si... Ok. Stringo. No, da così. E fai così. Lo devo intrecciare. E vai dentro e vai fuori. Questo dentro. Questo dentro, questo e poi. E questo qua fuori. Vai. Questo dentro. È un po' come fare la treccia. Sì, bravo, più o meno. Su per giù. Promossa? Diciamo che è quasi promossa, più che sufficiente. Cosa ci possiamo mettere poi dentro questi cesti? Voi li usate per qualcosa in particolare? Sì, questi cesti una volta si usavano per fare tutto, per mettere la frutta, per seccare la frutta al sole, tipo questo cesto qua a lungo, quando si facevano i fichi secchi per esempio. Poi si sento un odore di origano. Di origano, si metteva l'origano, lo si poggiava, perché la frutta lì viene conservata molto bene. Dal momento che ci sono tutti questi forellini, passa l'aria. Che ne dici? Diciamo che possiamo migliorare comunque. Devo come prendere inizio, ancora qualche lezione. Come inizio, sì. Allora, guarda, tornerò qui a San Ferdinando di Puglia sicuramente per imparare a fare questi canestri con ulivi. Organizzeremo dei corsi allora, grazie, in occasione. Grazie. Sai che faccio però, prima di salutarti? Perché io le vedo, mi sembrano davvero buone, davvero squisite. Sicuramente. Posso? Certo. Allora mi prendo queste due pesche, così mentre cammino per San Ferdinando di Puglia le assaggio. Ok. Grazie. Arrivederci. Quando eravamo creatori, passi tutta la giornata fino a quando facevo scuro. Zotta amore a mani lisce, chi nozze le palanghette, a 31 a patacute, a ciucerette e cavallette. Cotore ticchia si sciugava e qualche lastra si rompeva come a Marietta tutta la notte, non ci volava per gli ammazzati. Sopra la coppa di palmiera, l'antenicchia in cui correre, Gannizza so più ben da indetene de marene. Facemmo guerra tra tutti noi a gnoc, vesce grosso in della che scappa giù, tra chi te da sapienza e tu calvari, a putrociate da prada ne malaria. Quando arruava con solo se ne sciaiva, e a pensa se sentaiva che reclamaiva,
Diciamo te marrucchia se cantava sta canzone che faccia così. Lone, lone, nu piatto da maccaron, nu piatto da gatto dai da ogni giorno a casa sua. Lone, lone, nu piatto da maccaron, nu piatto da gatto dai da ogni giorno a casa sua. Quando poi arruava Pasqua e rubrice di nuovo agnon a pirse per gestione chi trezza il battente trezza l'on in da notte di Santa Maria s'appacciava fanno andare tutti i vei e i femmini che croma mai non riuscivano a non vai. Quando divina arruava sarà tutta attorno a una bracciata chi non che ci vedevano crescere e una storia non finisce sicurezza a menino che Gianil aiurio scazza morir tanti era baior ambiente. E questo è un territorio che mi sta suscitando molteplici sensazioni. Ho appena lasciato un gruppo di suonatori che mi hanno catturato con la loro musica e subito eccomi di nuovo essere travolta da altre musiche popolari che mi trascinano in un vortice di emozioni. Forza con i tamburi, forza con le chitarre, non si vede fare tutti quanti a ballare. E quando fuori chiovi con l'usuli si dice che la urbe si marita ed egli sudulù al cubaleno e noi ballamo la pizzica pizzica bon. E tornato l'usuli compari veniti e tornato l'usuli compari corriti ballamo la pizzica 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 bon. E quello tamburro bom 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 e con le chitarre in ling ling lo a cantare a ballare la 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 li vecchi con le vecchie hanno ballare e li picciotti con li caruseggi e tanti tanti va si sanno andare ballando poi la pizzica pizzica bon. E tornato lo sulli compari compari veniti e tornato lo sulli compari compari corriti ballamo la pizzica 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 bon. E con lo tamburro un bom 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 e con la chitarra blin blin lo. Ma la mia vera emozione è andare in canoa sul fiume Ofanto. È lì che voglio andare. Un gruppo di amici incontrati in paese si sono dimostrati disponibili ad accompagnarmi e mi invitano a seguirli in una passeggiata in bici che attraversa le campagne e scende verso il fiume. E io li seguo e ammiro questo splendido e lussureggiante territorio. Destination, let's go where the river's taking us.
Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. Eccolo il fiume Ofanto. Si dice sia nato dalle lacrime di una ninfa chiamata Ofelia, che si innamorò di un pastore di nome Anteo. I due si amavano profondamente e vivevano felici in una grotta vicino alla sorgente del fiume. Un giorno, però, il dio Apollo, geloso del loro amore, decise di rapire Ofelia e portarla nel suo tempio. Anteo, disperato, si mise a cercare la sua amata per tutto il mondo, ma non riuscì a trovarla. Allora tornò alla grotta e si gettò nella sorgente, sperando di raggiungere Ofelia nell'aldilà. Le lacrime di Ofelia, intanto, si trasformarono in un fiume che seguì il corso di Anteo fino al mare, dove i due si ricongiunsero per sempre. Da allora il fiume Ofanto è il simbolo dell'amore eterno e incondizionato
tra due anime gemelle. Cambio il territorio, ma non cambia la bellezza di questa splendida regione. E proprio le acque del fiume Ofanto mi faranno vivere una di quelle esperienze che volevo vivere da tempo, andare in canoa, e sono certa che arricchirò le mie esperienze di viaggio. Ma che meraviglia, non vedo l'ora! Allora, la pagaia si tiene così, dritta davanti a te, la pala destra verticale, così vai a pescare, però poi quando devi pagaiare dall'altra parte devi girare leggermente la pala sinistra. Ah, ok. Ogni volta devi girare con il polso.
scorso una giornata piena di emozioni. E penso a questa esperienza così ricca di soddisfazione. Mi fermo a osservare l'acqua che scorre come la vita. A volte è calma e limpida, a volte è agitata e torbida. L'acqua scorre come scorre la vita. E noi siamo gocce d'acqua che si uniscono e si separano, che si trasformano e si adattano, che si creano e si distruggono. Vi dà appuntamento alla prossima settimana.